Buongiorno a tutti dalla Biblioteca Lazzarini, io sono Davide e oggi vedremo come scaricare un ebook da Media Library e caricarlo sul nostro Kobo. Vedete, siamo nel sito di Media Library e per prima cosa selezioniamo l'ente. Basta inserire le prime lettere della nostra rete, PR per esempio, e troviamo subito Prato. Selezioniamo e in username inseriamo le nostre credenziali, quindi la password, e dopodiché cliccate su Login per accedere al sito. Per prima cosa clicchiamo su Tipologie e selezioniamo ebook. Ora aggiungiamo il filtro Solo titoli disponibili ora, in maniera che ci faccia vedere la lista dei libri che sono attualmente disponibili per il prestito. Ecco la lista. Scegliamo un libro che ci interessa, ecco per esempio Antonio Scurati, M, Il figlio del secolo. Questa è la pagina del prestito, vedete ci sono due tasti. Inviamlo al reader serve se volete inviare questo ebook alla vostra app installata sul telefonino o sul tablet. Oggi ci interessa farvi vedere come scaricare l'ebook sul computer e poterlo caricare sul vostro Kobo. Questa è la pagina del prestito. Vedete c'è scritto l'ebook è protetto da DRM Adobe. Cosa vuol dire questo? Praticamente il DRM marca temporalmente il vostro file con le vostre informazioni e con il giorno in cui lo avete preso in prestito. In questo modo, alla scadenza dei 14 giorni del prestito, viene restituito in maniera completamente automatica. Voi non dovete fare nulla. Per fare questo, però, dobbiamo per prima cosa avere un Adobe ID. Clicchiamo quindi sull'iconcina e ci si apre la pagina della registrazione. Inseriamo nome, cognome, indirizzo email e password. Ci chiede anche la data di nascita, ma non è importante. Quello che è importante è l'indirizzo e la password, perché ci servirà per il passo successivo. Clicchiamo quindi Registrati e torniamo alla pagina precedente. Vedete, ora siamo al punto 2, scaricare gratuitamente e installare Adobe Digital Editions. Questo programma lo installiamo da questa pagina. Io in questo caso scaricherò il secondo link perché ho Windows su questo computer. Se avete il Mac potete usare il link sopra. Clicco. ADE 4.5 è Adobe Digital Editions, quindi clicco su Salva e me lo trovo nei download. Facciamo partire l'installer. Clicchiamo su Run. Yes, accetto le condizioni di licenza, leggetevele tutte ovviamente. Scherzavo. Andiamo avanti, avanti ancora. Ed ecco che lo sta installando. Quando ha completato, clicchiamo su Fine e vedete che in basso ci ha già aperto il programma. Questo è Adobe Digital Editions e questo è un primo ebook, guida introduttiva ad Adobe. A noi però questo non ci interessa. Noi vogliamo inserire le credenziali Adobe ID che abbiamo appena fatto in questo programma, in maniera che autorizziamo il computer a interpretare i download di Media Library. Per fare questo clicchiamo su Aiuto e Autorizza Computer. Vedete, ci dice l'autorizzazione del computer consente di trasferire gli elementi protetti da Adobe DRM tra computer e dispositivi e leggere gli elementi sempre protetti da DRM su un massimo di 6 computer. Nelle credenziali inseriamo l'email e la password che abbiamo associato come Adobe ID. Ecco fatto, il computer è stato autorizzato. Clicchiamo ora su OK e colleghiamo il Kobo al computer con il cavetto che è nella confezione. Il computer dovrebbe riconoscerlo e farcelo vedere all'interno di Adobe Digital Editions nella schermata a sinistra. Eccolo qua. Clicchiamo e possiamo vedere tutti gli ebook che sono contenuti. Ora però lasciamo da parte un attimo
Adobe Digital Editions e torniamo sulla schermata del prestito. Siamo arrivati all'ultimo punto, scegli il formato e scarica l'ebook. I punti precedenti li abbiamo già tutti completati. Ora ci chiede di scegliere tra PDF e EPUB. Tra questi due, soltanto l'EPUB ci permette di cambiare il carattere, aumentare l'interlinea e fare tutte le cose che sono classiche di un COPO, di un reader. Quindi scegliamo questo. Clicco su Scegli e ci dice: attenzione, inizialmente scaricherai soltanto un piccolo file con estensione CSM. Ok, clicchiamo su Scarica e ci dice: vuoi aprire questo file a CSM? Come lo vuoi aprire? In questo caso è già impostato. Aprilo con Adobe Digital Editions. Nel caso non lo vedeste, potete cliccare sul menu a tendina e andare a cercare il programma. In più, clicchiamo anche da ora in avanti esegui questa azione per tutti i file di questo tipo. Mettiamo la spunta. In questo modo, d'ora in poi, tutti i prestiti li aprirà automaticamente con Adobe Digital Editions. Clicchiamo su OK e vedete che ci ha aperto automaticamente il programma, sta evadendo il prestito ed eccolo qua. Abbiamo già a disposizione l'ebook di Scurati e lo possiamo scorrere e leggere. Torniamo però alla libreria. Vedete, nella barra a destra c'è Scaffali e in tutti gli elementi ci sono gli elementi o gli ebook che sono sul computer. Come vedete, c'è anche M, il figlio del secolo. Se ora clicchiamo con il destro e andiamo su Copia in dispositivo e selezioniamo il COBO di Reader, il gioco è fatto. Lui ce lo metterà sul nostro e-reader. Per qualsiasi dubbio o problema, non esitate a scriverci. Nella descrizione trovate tutti gli step con i relativi link e gli indirizzi al quale potete contattarci. Non mi resta che augurarvi buona giornata. Ciao a tutti!